sull'Olimpiade. Abbiamo lanciato dalla settimana scorsa questa trasmissione che si chiama Bara Onda, la Serie B non l'avete mai sentita, insomma forma sperimentale per il momento, ma siamo molto contenti di farla. Qui con me come al solito ci sono Osvaldo Casanova, ciao Oz. Ciao, ciao a tutti. E Alessandro Lancellotti, naturalmente. Buongiorno a tutti. In più abbiamo due grandi ospiti, graditissimi, che ci parleranno di Alessandria e Como, naturalmente le due neopromosse che ritornano in Serie B. L'Alessandria dopo veramente una vagonata di anni, siamo anche molto 47 contenti anni. Questo sia successo, naturalmente. Anche il Como, insomma, era qualche annetto, non tantissimi, che mancava, tra l'altro con una proprietà ricchissima, di cui parleremo, insomma, naturalmente, con Danny Wise, presidente. Con Danny Wise, presidente, soprattutto, che è la cosa, secondo me, più bella di tutti. C'è un po' di rientro, qualcuno fa un po' di rientro, controllate se, non so chi sia. A posto, a posto. Quindi abbiamo Enrico Levrini e Ciro del Museo Grigio, eccolo qua. Ciao, ciao a tutti e due, fa molto piacere avervi qui. Mi sa che non ci sente il Museo Grigio, Dario. Se non parla, Ciro. Beh, non sento. Ciro, ci senti? Ciro, no, non sente. Ciro, non ti sentiamo, Ciro. Ti vediamo. No, anche lui non ci sente, però. Ma è lui, perché noi sentiamo tutti. Ciro, prova a resettare l'audio e poi rientra. Vai. Allora, intanto iniziamo noi. Parlando di Chievo e quello che è successo nuovamente, la settimana scorsa avevamo un collega che abita a Padova, insomma, ma che scrive sul Cosenza, tifa Cosenza, e naturalmente eravamo già lì pronti a essere felicissimi per la riammissione del Cosenza in Serie B, ma a quanto pare, insomma, nonostante sia arrivata l'ufficialità da parte della Federazione della Lega del riempimento della famosa X che c'era sui calendari, lasciamo perdere, no? L'abbiamo già parlato anche di questo, insomma, dello scandalo di vedere una X a fine luglio sul calendario della Serie B appena tirato su, ma quindi esclusione ufficiale del Chievo, ma Campedelli ha dichiarato che ricorrerà al TAR del Lazio, quindi ha presentato, insomma, questa sua richiesta al TAR del Lazio, che dovrebbe esprimersi dentro il 2 agosto, così perlomeno ha chiesto Gravina, e vedremo che succede. Ci sta anche che, come sappiamo benissimo, il TAR del Lazio possa far riammettere il Chievo, ma questa cosa chissà cosa potrebbe portare, ragazzi, no? Magari il Cosenza farebbe ricorso a sua volta e rischieremo forse di trovarci di nuovo davanti a un altro caso Catania. Che ne dici, Oz? Facciamo un giro così su questo primo argomento. Ma sì, ormai si fa anche fatica a commentarla una cosa del genere, perché tanto ormai succede tutti gli anni, se non è uno è l'altro, poi c'è il ricorso al TAR, il TAR riammette, cioè, a me sembra evidente che bisognerebbe fare qualcosa per snellire questa procedura, cioè è una cosa sportiva, bene, è una cosa sportiva, fine, due gradi di giudizio, quello che è, dopodiché si chiude, perché non è possibile andare avanti e arrivare ogni volta a Ferragosto non sapendo chi giocherà il campionato successivo, anche perché è brutto per i tifosi, ma è anche complicato per chi gestisce le società, cioè c'è un mercato da fare, il mercato lo fai per la C o per la B, ci sono delle sponsorizzazioni da vendere, ci sono un sacco di aspetti che vanno valutati, ed è difficile fare il mercato o preparare in generale una squadra partendo il 15 di agosto. Per noi che dobbiamo salvarci, avere una squadra in più nel campionato è meglio, visto che ne retrocedono 4, quindi averne 21, però sarebbe un campionato un po' alternativo. Noi ne abbiamo già fatti alcuni di questo tipo e non è il massimo, perché sai, riposarsi due volte mentre gli altri giocano non è mai bello. Chievo però, ragazzi, è una grande perdita anche a livello umano e di risorse, perché loro hanno delle scuole calcio in tutta Italia che sono eccezionali, che presso tantissime società dilettantistiche. Bisogna capire che se sparisce la prima squadra sparisce anche tutto questo grandissimo lavoro fatto a Verona da tantissimi allenatori competenti alla ricerca di talenti in tutta Italia, ecco. Poi Campedelli è un presidente che mi è sempre piaciuto. Ale, te che ne pensi?
Ogni anno è la stessa musica, come diceva anche Oz prima, ogni anno dobbiamo vedere quale squadra andrà su, chi non, scusate, quale squadra si iscrive, quale squadra non si iscrive, dopo si fanno i ritardi ai campionati. Infatti, un esempio è stato anche per noi a Vicenza che dovevamo giocare contro il Torino in Coppa Italia, ma se invece ripescano il Cosenza come sarà, dobbiamo andare a giocare a Empoli, quindi cambiano anche le cose già fatte, programmate. Eh sì, purtroppo sì. Nel frattempo, scusate, rispondo alla chat. Yocco, ciao, che è uno dei nostri appassionati di pallanuoto e ci segue quando facciamo le live sulla pallanuoto. All'Olimpiadi, oggi no, oggi facciamo questa puntata sulla Serie B. Non seguiremo Italia-Australia di basket, seguiremo Italia-Nigeria nei prossimi giorni. Riecco Ciro, vediamo se riusciamo a farla entrare. Ciro, ci senti ora? Ciro? Non Sempre sentiamo problemi la con voce. l'audio. Devi controllare se c'è la rotellina Cam Mic sotto di noi e prova a dargli a vedere quali sono le opzioni che ha. Magari fa confusione se è un cellulare o se è un iPad, insomma, una struttura del genere. Tanto noi siamo sempre qua. Quindi, sì, la mia opinione l'ho già espressa la settimana scorsa. A un certo punto, per quanto per anni si sia parlato di favola, poi a un certo punto, secondo me, la favola è finita e allora hanno cominciato a truccare troppo i conti. E onestamente è giusto che poi a un certo punto finalmente la giustizia gli abbia presentato il conto. Forse nell'anno, tra l'altro, in cui hanno fatto meno troiaie del solito, tra l'altro, perché insomma, negli anni passati ne hanno fatte di cotte e di crude con le plusvalenze. Quindi ricordo dei campionati in cui sono stati salvati veramente per il rotto della cuffia immotivatamente, perché naturalmente avevano la protezione dei grandi club, insomma, con cui facevano queste plusvalenze oppure parcheggiavano giocatori, insomma, il chievo, dai. La favola è smessa da molti anni, ma invece veniamo a parlare di queste due favole. Speriamo che Ciro riesca a rientrare, ha un po' di problemi di connessione, insomma, partiamo con Enrico, il Como che ritorna in Serie B, Enrico. Ma il Ma quanto Como siete felici da 1 a 10? 10 logicamente perché la Serie D ci ha segato le gambe, cioè fare due campionati lì è tremendo sia per i tifosi, per la società, la città. Adesso si riprende, il progetto è molto ampio, diciamo a lunga scadenza, finalmente si può programmare, si può, però questa è una società che sembra, cioè ha probabilmente tanti soldi, però loro stanno facendo le cose in modo razionale, piccoli investimenti, pochi passi alla volta e niente. Adesso vediamo cosa succede in Serie B. Quest'anno l'obiettivo è di salvarci, poi negli anni prossimi vediamo cosa può succedere. E Abbiamo parliamo un risolto la. attimo, no, Enrico, di questa proprietà che avete, insomma, di cui si parla tantissimo, questa proprietà thailandese, se non sbaglio, no? Sì, Che sono sono realmente così indonesiani, ricchi, sono. indonesiani, scusami, sono così ricchi come si dice? Ma sono nei primi uomini più ricchi del mondo, cioè neanche Berlusconi, neanche un quarto di quello che hanno queste persone qua a livello di proprietà e investimenti in tutto il mondo. Il Como è solo una piccolissima parte della loro storia economica e vediamo cosa riescono a fare. Dobbiamo essere bravi noi ad appassionarli all'Italia, al calcio italiano e tutto quello che ne consegue. Però il fatto di aver dato loro direttamente in mano al loro uomo di fiducia, Dennis Wise, la gestione di tutta la società, vuol dire che le idee in grande ci sono, i progetti pure. Anche adesso c'è proprio questo lavoro sullo stadio, cerchiamo di fare uno stadio nuovo in qualche modo e di portare finalmente il Como ancora in Serie A come i bei tempi degli anni Ottanta, dove abbiamo fatto grandissima storia insieme al Pisa in quegli anni favolosi dove il calcio era una cosa fantastica, era bellissimo vivere tutte le domeniche, era una favola nostra di tutte le persone. Adesso poi una cosa un po' troppo televisiva, secondo me. È un po' distante da quello che può essere il calcio vero, quello che abbiamo vissuto in un tempo. Beh, insomma, ci fai venire i brividi, Enrico, ripensando a quegli anni, insomma, visto che poi sono passati anche tanti, ero bambino, insomma, se Solo poi ci si perché hai tornasse. citato,
Il solo Pisa. Perché ha citato il Pisa, dai. Beh, è chiaro, no, è ovvio questa cosa. Tra l'altro, se tornassimo in A dopo così tanti anni non sarebbe male, ma insomma per ora stiamo tranquilli dove stiamo. Ale e Osvaldo, avete qualche domanda per Enrico e poi passiamo a Ciro e vediamo se... Quanto dovrà giocare fuori dal Senigallia il Novara? E le Como? Quanto giocato Novara? Che ricordiamo, scusa. Il Novara molto da fuori dal Senigallia. Molto il Novara, no, ma scusami, chiedo scusa. Siccome Novara, ricordiamolo che è stata una delle escluse di ieri, insomma. È proprio quanto dovrà giocare a Novara il Como di Como? No, niente, nessuna partita, perché abbiamo chiesto alla Lega di giocare due partite fuori casa inizio campionato. Giocheremo a Crotone a Lecce, poi c'è la pausa per la nazionale, quindi la prima partita in casa sarebbe l'11 settembre contro l'Ascoli ed è matematicamente pronto lo stadio, quindi bene. Non ti preoccupare, vieni pure a Senigallia. Dai, bisogna venire lo stadio dedicato a Senigallia, che era granatiere anche, giusto Enrico? Il nostro Senigallia, che poi questa è una trasmissione di cui non possiamo parlare del nostro passato, ma comunque lui è stato un granatiere cui è dedicato proprio lo stadio. Lui era un atleta, anche era un podista, vero Enrico? Era un canottiere, che è il campione del mondo di canottaggio, che poi non è potuto andare alle Olimpiadi perché appunto è iniziata la guerra e che le Olimpiadi non l'hanno fatte, e lui è morto in guerra proprio dalle tue parti, quindi io e Ale siamo uniti da mille cose della vita, voi non lo sapete, da tante cose, fra gemellaggio che c'era fra Como e Vicenza, il fatto di essere soldati. Vabbè, Vicenza praticamente, scusa Enrico, è gemellato un po' con tutti, insomma. Cioè. No, in generale è una cosa, ma scusa, le prime due, cioè avete chiesto di giocare fuori due partite e le giocate a Crotone e a Lecce? Le prime due, poi c'è la pausa, quindi praticamente... Ma come mai, scusami Enrico, come mai così lontani? Non c'erano altri stadi di più di vicino? No, giocano in trasferta. Ah, ok, no, perché se no non capivo. se no li mandano a Sydney a giocare. No, infatti dicevo, ma potevano andare già in Australia. Dico a tutti, il nostro campionato inizia la terza giornata, non preoccupiamoci. Dai. Certo, ovvio. No, mi piace molto in realtà. Vai, Oz, scusami, quello che diceva Enrico, mi piace molto il fatto che abbia detto questa proprietà ha un sacco di soldi, e in effetti, cioè, se ci pensiamo a avere il monopolio del tabacco in un paese dove fumano praticamente anche i bambini, è effettivamente un buonissimo business. Però fanno le cose con calma e mi sembra una buonissima cosa questa, perché comunque avere una proprietà solida, noi ne sappiamo qualcosa, e fare le cose con calma è il modo giusto, cioè fare gli investimenti mirati per fare passo dopo passo il tutto il percorso. Non è più il calcio dei paperoni che arrivano e calciano valanghe di soldi per poi ripianare i debiti, e quindi che loro abbiano capito questa cosa è già un buonissimo inizio, secondo me. E sicuramente loro fanno un discorso puntato soprattutto dei budget, danno dei budget al Calcio Como, il Calcio Como deve gestirselo, e quest'anno c'è il budget per la Serie B, se noi facciamo bene l'anno prossimo saranno ancora di più, e quindi delle persone come il DS Ludi, appunto Wise, lavorano su questi soldi qua e loro sanno che cosa possono estrarre da queste risorse. Però penso che anche in Indonesia loro hanno una mentalità di calcio diversa. Noi abbiamo visto questo esperimento, questa squadra Garuda che gira tutto il mondo, che è di loro proprietà, e con vari talenti che cercano under 16 in tutto il mondo. Hanno una mentalità diversa del calcio, soprattutto la nostra, puntata soprattutto sul risultato, quindi questo potrà dare sicuramente dei benefici nel futuro. Secondo me loro non si aspettano grandi risultati, e poi su Como hanno altri interessi, diciamo, oltre a quello della squadra di calcio, che possono essere interessi a livello turistico e di investimenti per le loro varie agenzie di viaggi, varie agenzie aeree che... Scusami, hai detto Garuda? Sì, Garuda.
Garuda Team, puoi andare a vedere, è il team appunto gestito da Dennis Wise in persona, che si allenano a Londra, in Inghilterra, e loro prendono talenti soprattutto indonesiani, ma ad esempio hanno visto due ragazzi nei giovanili del Como, li hanno portati un anno intero a Londra ad allenarsi con loro, capito? E questo è tutto un investimento gratuito che fanno questa famiglia indonesiana sul calcio, e questa è una bellissima cosa che è anche poco pubblicizzata, che secondo me a livello mondiale, in un calcio dove si vuole fare la Superlega e fare queste cazzate qua, sì, infatti quella è una cosa che sono mi piace cose molto, molto importanti e differenti, ecco. Beh, insomma, loro, l'Indonesia, tra l'altro, per noi sembrano sempre paesi molto lontani, me ne occupo anche per lavoro, del sud-est asiatico, e l'Indonesia, ricordiamoci, è un paese di quasi 300 milioni di abitanti, giusto per che fece mettere anche mondiale nel 38. In chiaro di che cosa stiamo parlando, non è San Marino, ecco, con tutto il rispetto per San Marino, naturalmente, ma parla di un paese enorme, dove tra l'altro c'è un grande apprezzamento per il calcio, allo stadio ci vanno 70-80 mila persone, insomma c'è grande tifo. Tra l'altro Marco Motta, l'ex Roma, Juventus, gioca al Persija Jakarta, che è una delle squadre più importanti d'Indonesia, insomma, e con cui siamo in contatto, sento spesso Marco. Quindi insomma si parla di un paese dove il calcio è idolatrato, un po' come in Europa, insomma. Quindi molto bene che ci sia un investimento da parte di una proprietà di quelle zone, perché vuol dire che hanno grande interesse, perché il calcio lì conta tanto, quindi non è che arrivano a peso morto come gli americani e via, c'è proprio anche un interesse. Stavo dicendo la stessa di cosa. Da quello che ho imparato è che sentono questa loro mancanza di cultura calcistica e quindi vogliono apprendere sia a livello tecnico che culturale che storico molte nozioni da noi, non come gli americani investono, vogliono profitto e vincere. È un'idea completamente diversa di calcio, di voler far calcio, ecco. E avendo i soldi per farlo. Una domanda, Enrico, ma lo stadio lo state semplicemente adeguando per ora alle misure necessarie, non è che viene proprio, o è proprio rifatto? Cioè, buttato giù? Ci sono due ipotesi. Adesso noi, il Comune e il Calcio Como stanno lavorando per ottenere l'agibilità e con tutti i vari lavori e tutte le richieste a Pisa, a Livorno ne sanno qualcosa di questi lavori continui ogni anno. A Livorno poveracci un po' meno, visto che sono praticamente infinite. Spariti, e purtroppo vi dico che ci daranno un'agibilità di 5.010 spettatori, che è il minimo assoluto per avere in Serie B, nonostante lo stadio ne conteneva 28.000 ai tempi nostri della Serie A che parlavamo prima, no? Ho il disco di Rico Di Luzzi, proprio con tutto lo stadio Senigallia, con il doppio anello ancora, che bello anello. Con la pista ciclistica, il doppio anello. Adesso per le varie misure di sicurezza continuano a ridurre, siamo arrivati a questo punto. Probabilmente c'è un progetto per fare lo stadio nuovo, tira giù questo e costruire uno nuovo. Ma sempre lì, dove è sito adesso il vecchio stadio, o proprio in un'altra zona della città? Quali sono le idee? Ma proprio nella zona del vecchio stadio. Io ho visto i progetti, sono qualcosa di incredibile, con dei box trasparenti in modo che uno vede la partita e il lago dall'altra parte, tutte queste cose che a loro piacciono, con negozi, con parcheggi sotterranei, cioè una cosa rivoluzionaria. Però rimane sempre il nodo che c'è in Italia, perché loro, da quello che ho capito, se fosse stato all'estero l'avrebbero già subito fatto immediatamente, perché lo stadio rimane di proprietà della società, e qui invece in Italia rimangono sempre il problema dei vincoli, dei comuni, di proprietà comunali. Andiamo avanti delle ore a parlare di queste cose che col calcio non c'entrano niente, ma purtroppo noi siamo arretrati molto in queste situazioni qua. Ci vorrebbero delle nuove leggi che liberano proprio questa situazione dei calcio, degli stadi di proprietà delle società. Abbiamo solo Juventus e Sassuolo, mi pare, con quello di Reggio Emilia, che sono di proprietà delle società. Il resto, anche l'Atalanta e anche l'Udinese. L'Atalanta, sì. Hanno rimando pochi, però ci vogliono grossi sforzi economici, burocratici, assurdi. Anche se credo, scusatemi se vi interrompo, penso che di proprietà sia forse solo il Sassuolo. Gli altri credo che siano concessioni di 99 anni. Sì. Formalmente, io calcolo proprietà quella. E quindi siamo all'anno zero in questo campo. Dobbiamo fare uno scatto mentale, di
di nuova politica per migliorare il calcio, se no rimaniamo indietro, anche se abbiamo vinto gli europei, queste cose fanno la differenza alla fine con l'andare degli anni. Ecco, in Inghilterra sono 100.000 volte avanti rispetto a noi, quindi non è un fatto neanche per i tifosi, è tutto un fatto politico che dovrà essere risolto prima o poi, sperando. Sì, beh, in realtà non è che in Inghilterra siano avanti rispetto a noi, in Inghilterra partono avanti rispetto a noi, nel senso che gli stadi sono stati proprio costruiti dalle società da sempre, quindi non è che a un certo punto abbiano fatto uno scatto, siamo noi che a un certo punto dobbiamo scartare di binario e decidere. Secondo me è una cosa che adesso, anche con col miraggio di grandi cantieri, è uno scatto che si sta provando a fare in molti posti, onestamente, anche da noi a Vicenza si sta cominciando a parlare di stadio, e comunque siamo arrivati a spese insostenibili da parte dei comuni, quindi ovviamente è, come dire, l'allineamento degli astri favorevole per riuscire a far passare gli stadi in mano alle società e di conseguenza dare la possibilità di rifarli, di rimetterli a posto e costruirli. Il fatto che lo stadio sul lago, spero che rimanga, perché comunque è molto bello. Lo stadio era stato progettato da Terragni, giusto? Quello di Como? No, è stato disegnato da Terragni, ma è stato nel 27, è stato fatto, quindi molto precedente. Poi dopo è stato rifatto nel 36 dall'architetto Montero. Invece Terragni ha fatto lo stadio di Pescara, quello di perché lo studio di Terragni, che lui ha Pescara, fatto, che se vedete via vicino dietro lo stadio. È in stile razionalista, quindi sì, esatto. È un bellissimo stadio che ancora adesso regge in confronto con i nuovi che arrivano. Come l'Arcata è patrimonio sotto i beni culturali, quindi non può essere mai abbattuto. Speriamo di no, perché ci sono anche dei vincoli, cioè l'Italia è un paese con tantissimi vincoli storici, culturali, e lo stadio fa parte di questo vincolo. Quindi adesso voi vedete anche lo stadio, se voi andate in tribuna, sotto la tribuna vedete la vecchia tribuna, le hanno appoggiata sopra per mantenere questo status storico che è obbligatorio. Adesso anche lì ci sono leggi per capire cosa può succedere o non succedere. È un labirinto infinito l'Italia con le sue burocrazie e le sue cose. E purtroppo abbiamo investitori, noi, che abituati a casa loro, vedono un prato, un terreno, lo comprano e costruiscono senza nessun problema. E sì, quindi, infatti questo è un po' un problema delle proprietà straniere. Sì, che vengono qua e pensano, però adesso dopo un po' di anni hanno capito com'è la storia, si sono adeguati, poi sono persone molto tranquille che pensano, appunto Dario parlava degli asiatici, è una cosa differente, ecco, hanno la meditazione, diciamo, dentro di loro, hanno questo senso di saper aspettare, e quindi non ci sono problemi. Loro si sentono più la goccia che continua a battere che l'onda che travolge, ecco, diciamo, se dobbiamo fare un esempio poetico, quindi continuamente sta tank 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 piano piano. Bello, sembri Kung Fu Panda però bello, c'entra, sei saggio come Kung Fu Panda. Allora vediamo da Ciro, vediamo se riusciamo a sentirci. Ci sentiamo? Mi senti? Io sento benissimo tutti, mi sentite? Grande Ciro, perfetto. Benissimo. Allora, ottimo. Poi torniamo, poi li allarghiamo di nuovo il discorso al calcio che ci piace, una bella discussione, però introduciamo un attimo Alessandria, che dopo quanto ha le 47 anni, porca miseria, tanti, che feste avete fatto, Ciro, nonostante quello che si può dire, perché c'è il Covid naturalmente, ma insomma. Vabbè, festa è stata fatta, nel senso, comunque la sera la città ovviamente era in festa, tutte le vie del centro erano piene di persone, caroselli, solite cose. E poi il giorno dopo, ecco, la società ha preso questo pullman scoperto, un po' stile Italia dell'europeo, no? Con tutta la squadra sopra, e che ha fatto comunque a passo d'uomo, ha fatto un po' tutto il giro della città, nel senso, quindi ti lascio immaginare tutta la gente a piedi che comunque lo seguiva, sia davanti che sui lati che dietro, quindi
è stato bello, davvero bello. Poi ti dico, visto il prolungarsi appunto dei playoff, addirittura poi invece che giocare il ritorno di mercoledì fu giocato di giovedì, il giorno dopo Rubin, esempio, no? L'eroe per noi, sì, d'Alessandria, che ha tirato il rigore decisivo, il giorno Dio dopo lo benedica, è dovuto andare via, e quindi per dire nei festeggiamenti grossi non c'erano, altri due o tre lo stesso per problemi di matrimoni, così, quindi è stata fatta festa, però ecco, ne avremmo fatta ancora per ancora più giorni, no? Se non ci fosse stato il rompete le righe subito, però dai, bello, tutto bellissimo. Insomma, e te, insomma, personalmente questa sensazione dopo una vita finalmente viversi la Serie B, insomma, guarda, è vero che la vivremo come al solito anche quest'anno a scarto ridotto, perché chissà se e quanto potremo andare, sì, allo stadio, ma insomma, com'è questa sensazione? Ma allora ti dico, in realtà finalmente siamo in Serie B e noi siamo Museo Grigio, quindi portiamo avanti anche la storia, certo, no? Di quello che è stato l'Alessandria dal 1912 a oggi. In realtà però sul discorso Serie B eravamo anche un po', tra virgolette, stufi di parlare sempre di quello che era stato, no? Di quello che era stato il campionato del 73-74, quindi con la Serie B nel 74-75, e ti dico basta, ecco, finalmente possiamo dire la Serie B l'abbiamo vissuta anche, no? Attualmente, no? E non è solo, certo, più un ricordo, o non è stato solo più un fatto storico, ma anche il presente, no? Che poi sarà storia, ma in realtà in questo momento il presente ce lo viviamo e non vediamo l'ora di vivercelo. Volevo dire agli amici di Como, vai, che in realtà anche noi per lo stadio, che deve essere un attimo sistemato e messo a posto, no? VAR, non VAR, varie situazioni di televisive anche, faremo le prime due fuori casa. E a differenza del Como, noi andremo a Benevento la prima e la seconda a Pisa. Sì, è vero, l'avevo visto. Lì allo stadio Mocagatta il Museo Grigio organizza sempre il bellissimo mercatino del tifo. Mi ricordo, sì, bravissimo. Volte, poi non l'abbiamo più fatto, ma adesso stiamo lavorando per avere un centro studi, un museo prima temporaneo e poi magari fisso. Stiamo lavorando in quella direzione lì. Per adesso non abbiamo spazi fisici, ma ci facciamo sentire in città. Tra l'altro, io ho visto naturalmente i rigori, la finale, anche perché c'ho due ex nostri supereroi, quindi insomma, Davidino Di Quinzio e Umbertone Eusepi, quindi insomma, sì, no, c'è un pezzo, sì, di Pisa in quella squadra. Ma rimarranno o andranno via? Che succede in B? Ma ti dico, in realtà qualcuno andrà via, perché comunque siamo in un momento in cui comunque, come tutte le società, si cerca di fare un po' di saving, certo, no? E quindi, certo, comunque determinati contratti un po' più lunghi, un po' più pesanti, magari se non sono proprio nelle grazie magari sportive, no? Nel progetto sportivo, magari andranno via. Poi ti dico, hai parlato comunque di nomi che hanno un'esperienza tale e anche un blasone tale, no? Anche in Serie B o in Lega Pro, che comunque richieste, ecco, sicuramente ne arriveranno. Ti dico, siamo in un momento in cui finora la società ha comprato giovani di prospettiva molto interessanti, ma giovani in questo momento, oppure in prestito, ecco, presi oppure in prestito. Diciamo che adesso ci aspettiamo comunque quei 4-5 colpi importanti di persone che hanno un'esperienza in Serie B tale, no, da provare a garantirci comunque almeno la permanenza. Quindi l'obiettivo è comunque naturalmente la salvezza, cioè tentare, sì, di rimanere in Serie B. Chiaro, no? Poi sai, dentro le aspettative di tutti c'è il sogno Serie A, ma è una roba talmente... No, ma quest'anno ci va il Vicenza, ragazzi, sì, favoritissimo, Vicenza favoritissimo. Però sai, ti dico anche una cosa, il campionato di Serie B è stranissimo, nel senso, adesso poi, obiettivamente l'anno scorso... Sì, ma poi sai cos'è? Che se arrivi nei playoff è un attimo che ti puoi trovare in finale, no? Se ti girano bene due robe. Guarda cosa è successo, finale col Venezia, Venezia Cittadella, adesso voglio dire, una roba, no? Impensabile, certo. No? Inizio campionato scorso. Assolutamente. Tutto vale. Ma poi è lunghissimo, lo vedrete, insomma, sì. Ora magari Enrico l'ha visto, l'ha già provato, ma è lunghissimo il campionato di Serie B, è una roba impressionante. Uno non finisce mai, le puoi prendere da chiunque, sì, perché comunque è molto, diciamo, equilibrato, se vogliamo dire, sì, cioè, ormai non a livello di classifica, ma
ma a livello di partite singole. E poi la Serie B, l'abbiamo detto più volte, ha storicamente la classifica cortissima. Sì. Sì. Cioè, sì. Noi un anno ci salvammo all'ultima giornata, Alessandro se lo ricorda, vincendo a Salerno, se non mi ricordo male, ci salvammo l'ultima giornata e per una serie di incroci arrivavamo tipo noni o decimi. Sì. Con tanto di proprietà che si vantò del fatto di averci miglior piazzamento in Serie B. Furono ovviamente presi nel 2008, furono, 2009, penso, sì. Furono presi a schiaffoni metaforici, ovviamente. Beh, ci credo. Perché una roba veramente vergognosa, però è per dire che la classifica della Serie B basta niente, bastano le ultime, cioè ti salvi le ultime, vinci le ultime due giornate e ti salvi quando eri spacciato due settimane prima. No, ma poi addirittura ti salvi e magari se ti va bene entri anche nei playoff. Sì. Cioè, infatti, guarda il progetto di due anni fa che però era spacciato, dopo le vinte tutte e si è salvato. Sì, diciamo soprattutto gli ultimi due anni sono stati cortissimi davvero, cioè fino alle ultime giornate c'era tre punti da play out, tre punti da play off, bravo. Molto 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 complicato. Poi quest'anno è come se fosse una piccola A2, perché ci sono il problema di quest'anno è chiaro, due o tre squadre chiaramente più forti. Allora, guarda le nostre prime quattro, noi facciamo Benevento, Pisa, in casa al Brescia e poi a Lecce. Cioè, praticamente Lecce che è stata la grande praticamente è una mezza Serie A. E anche noi ci siamo messi a tavolino a cercare le squadre che fossero inferiori a noi, non le abbiamo trovate, di la verità. Abbiamo trovato in fondo alla pari un 2-3, quindi appunto si fa un grosso mercato, però non è tanto nella mentalità della società, oppure dovremmo giocare battaglia ogni partita. Se, alla fine lo dico a tutti e due, alla fine comunque l'esperienza degli ultimi anni è che chi poi è salito dalla C e si è tenuto il grosso dei giocatori, vero, ha sempre fatto bene discretamente, magari non perché comunque proprio essendo così lungo, no Ozzo, poi ti do la parola, essendo così lungo, avere comunque già un gruppo consolidato forte che si conosce aiuta molto, aiuta moltissimo. Un esempio è Modolo del Venezia, partito dalla serie D e adesso è capitano del Venezia in Serie A. E anche ho parlato con l'allenatore del Como l'altro giorno e mi ha detto che, cioè, a questo punto non dobbiamo assolutamente cambiare la mentalità, cioè giocavamo sempre offensivi e aggressivi, lo faremo anche in Serie B in qualche modo, però non snaturare l'identità della squadra, lavorando sul gruppo e basta. Può essere questa la forza in questo momento, perché andare a giocare contro un Monza, contro un Crotone, così, bisogna andare proprio all'arma bianca e cercare di metterli in difficoltà, perché se già comincia a giocare un pochettino in difesa, alla fine, cioè, hanno giocatori con una tecnica, con un'aggressività, un'esperienza che noi non abbiamo ancora. Noi l'anno scorso siamo andati a Monza e abbiamo vinto. Poi si è perso punti con quelle che dovevano essere più deboli sulla carta. No, ma poi sai, credo che le squadre magari con una rosa, no, sicuramente più bassa, possono però giocare tanto sulle motivazioni. No? Comunque il fatto di... Noi abbiamo tanti ragazzi in squadra che magari giocheranno per la prima volta la Serie B, no? Quindi anche quell'entusiasmo, no, che ti può portare il fatto di giocare la Serie B potrebbe essere un punto di forza, no, per le squadre che arrivano dalla Lega Pro. Poi, vabbè. E poi ragazzi, cioè, gli ultimi anni ci insegnano che, come diceva, stava accennando anche Ale, cioè, vediamo il Lecce l'anno scorso, il Monza, cioè, non è detto che spendere 500 milioni d'aiuti a andare in Serie A. Nel senso, il Parma forse ci va, perché effettivamente è un'altra, però è un altro pianeta rispetto al Monza, no? Ma anche il Benevento, anche il Benevento, certo. Benevento, ragazzi, la Padula davanti, Letizia dietro, alla squadra della Serie A praticamente gli è rimasta. E Vigorito è comunque una proprietà forte, molto ricca, non ha problemi. Fortissimo. Ma la differenza è che loro sono... Scusami, vai, Ozzo. La differenza però è notevole, cioè sono dei gruppi già consolidati forti che vengono giù dalla Serie A, no?
Certo. Cioè, la cosa da cui bisogna diffidare non è tanto lo spendere un sacco di soldi, ma è la raccolta di figurine. Sì, vabbè, cioè, certo. Perché la caratteristica della Serie B è che, essendo un campionato molto duro, molto tosto e molto lungo, spesso e in alcuni casi vai a giocare in campi veramente, come dire, anche fatiscenti, se vogliamo, si rischia che il grande campione, anche se pure a fine carriera, non si adatti alla Serie B e diventi paradossalmente quello che abbiamo visto a Monza l'anno scorso, diventa più un problema che una risorsa. Dover gestire, quindi, i campioni è sempre difficile, soprattutto gente che guadagna cifre folli, su 1 milione l'anno, 1,5 milioni, cioè non ha senso avere giocatori con gli stipendi di Serie A in Serie B e poi non ottieni alcun risultato. Per noi è assolutamente importante avere il pubblico di casa, perché cioè noi quando giochiamo in casa abbiamo il 12° uomo in campo, quindi è importante che questa pandemia ci dia la possibilità di portare un po' di tifosi che sono rimasti fuori per quasi 2 anni e dare qualcosa in più ai ragazzi che sono in campo. Ci sono altre dinamiche che possono entrare assolutamente in campo durante il campionato. È un campionato imprevedibile, non c'è una situazione su cui si, vabbè, ci sono Parma e Monza favorite sulla carta, però per andare su subito, però il resto è tutto da vedere. Sicuramente un aiuto e un sostegno, questo ve lo possiamo dire, perché l'anno scorso gli arbitri ne hanno fatte di cotte e di crude, è l'arrivo del VAR. Questo sicuramente sì, aiuterà a rendere un po' più equilibrato, perché l'anno scorso ne sono successe veramente di ogni, quindi meno male, di quello siamo abbastanza contenti, no? Oz e Ale, che dite? Sì, sì, noi l'anno scorso abbiamo fatto un inizio shock con tipo 3-4 rigori di fila regalati. Io mi ricordo quello con la spalla, Oz. Quello con la spalla era quello che c'era di più, cioè uno con la Salernitana. Al 93esimo, veramente ero lì. Però c'era, quantomeno. Ma senza stare ora, non voglio parlare di recriminazioni, ma proprio è una questione tecnica, cioè ci sono stati degli errori tecnici, certo, enormi, sia nel fuorigioco, perché poi erano i rigori, giustamente, ma anche nei fuorigiochi ho visto degli errori pazzeschi l'anno scorso. Sì, no, citavo quella roba lì, perché ho fatto l'Italia, certo, l'anno scorso, certo, all'inizio, in 4 giornate ci hanno dato contro 3 rigori. No, è chiaro, perché il VAR poi uno può essere d'accordo o meno, però ci sono alcune cose, ad esempio che il VAR aiuta sicuramente. Con Venezia, cioè, che abbiamo perso il goal line technology e il fuorigioco. Sì. Il fuorigioco è matematica, nel senso, quello te lo dà per forza il VAR, cioè è la fortuna. Poi sui rigori si può ragionare o meno, su quello ognuno ha poi anche la sua valutazione, no, ragazzi? Però, detto questo, prima di procedere, volevo chiedere sia a Enrico che a Ciro i loro favoriti per la Serie A. L'abbiamo fatto con tutti questo giochino, quindi, insomma, Enrico, chi va su? Chi sono le tre che salgono? Serie A sicuramente, vabbè, abbiamo detto prima Parma e Monza ad occhi chiusi, poi vabbè, Benevento, Brescia e poi... No, ce ne servono tre, non è che servono tre. Tutte. C'è troppa confusione, nel senso, io dico ad esempio anche Cittadella non può ancora un anno rimanere lì e non andar su, cioè ci sono mille situazioni che possono scoppiare al momento. La Ternana sembra uno schiacciasassi, cioè non riesco a vedere delle grossissime, tolte queste prime due, attenzione, tantissime favorite quest'anno. Direi che ci sono, diciamo, un gruppo di 10-15 squadre che potrebbero ambire alla Serie A e poi il resto si massacreranno per salvarsi. Meno male, noi siamo nel gruppo che si massacrerà, ecco. Giustamente. Ciro, che dici? Allora, io dico Benevento e Parma su tutte, e poi credo che sia anche l'anno del Monza, cioè alla fine... Prima o Galliani, poi dice, sì, comunque dai, ci sono andati tanto vicino quest'anno. Secondo me Galliani e Berlusconi, il loro obiettivo è portare il Monza in Serie A e fare il derby col Milan, quindi io credo che prima o dopo ce la facciano. Però Benevento e Parma su tutte, dietro Monza. Ok, anche secondo noi era un po' questa, no? Vero, Oz e Ale, avevamo detto più o meno così. Sì, io vedevo addirittura meglio il Monza del Benevento, io, perché
Boh, temo un po', diciamo, l'aiutino anche politico nei confronti del Monza, perché è brutto, cioè, brutto dire, ma non siamo verginelli, insomma, sappiamo come funziona. Vabbè, e dopo 3 anni di investimenti, secondo me Berlusconi e Galliani vanno un po' a battere cassa. No, chiaro, però anche il Benevento, è, come diceva prima, giustamente, lui è una società forte, comunque seria, sì, assolutamente, pagano tantissimo, questo infatti ti fa vedere che stanno tenendo un sacco di gente che potrebbe andare tranquillamente in Serie A, la tengono in squadra, perché Letizia è uno che ha visto anche la nazionale di Serie A, nel senso, sì, no? Comunque fortissimo sulla fascia, la Padula, se rimane, è un super attaccante, adesso gioca in nazionale nel suo paese, quindi dico, comunque a persone, a giocatori veramente forti anche il Benevento. No, no, è molto forte sicuramente anche il Benevento, poi di formazioni forti ce ne sono parecchi. È forse quello che diceva giustamente anche Enrico, nel senso che quest'anno, ad esempio, rispetto agli ultimi 2 anni, dove magari c'erano 3 o 4 squadre forti, poi le altre potevano giocarsela, quest'anno c'è un nutrito gruppo di squadre molto forti, tolto il Parma, forse per me è l'unica che veramente per il momento è fuori categoria, è il Parma, perché lo è, cioè, ha preso Buffon, Buffon e Vasquez ha preso, cioè, per dire, no, cioè, poi sai cos'è, dipende se rimane anche Kučka, ragazzi, esatto, cioè quello fai, cioè, è veramente forte, cioè tutti i nazionali, poi comunque ha avuto 25 milioni di paracadute, non dimentichiamocelo mai, insomma, sono veramente tanti soldi. L'unica le cosa altre, sono le motivazioni. Bravo, le motivazioni ce ne sono tante che se la giocano, secondo me. Le altre, cioè proprio tante, perché Lecce che fai? Lo escludi a priori, anni che ci prova. Il Cittadella lo stesso. C'è la Ternana che tiene il gruppo che è salito fortissimo dalla C e potrebbe essere una sorpresa. E poi c'è tutto un altro gruppo come il Vicenza che sta crescendo, che no, Oz. Sì, nel gruppo mai dietro, però nel gruppo ma dietro. Scaramanzia totale, scaramanzia totale. Poi ti dico, comunque Venezia e Cittadella l'anno scorso non l'avremmo mai detto, no? No, assolutamente. Che si giocavano la finale, quindi potrebbe esserci anche una finale poi Como Alessandria, dai. Potrebbe essere. Ale. potrebbe essere. Ci prendiamo la rivincita. Sì, gli preghiamo a tutti, Ciro, guarda. lo ripeto da anni a tutti quelli che dicono, no, ma dove il Pisa deve salire? No, fammi fare la Serie B 4-5 anni dopo il fango che abbiamo vissuto in tutti questi anni. A me mi va stramento. Ma davvero? Qualche anno si prova a salire in Serie A, non c'è problema, insomma. Però ora fammi stare tranquillo in Serie B. Sto bene. Vero. Dove stiamo bene, per il momento bene. Cioè, dopo aver visto dei campi assurdi, torniamo volentieri a Moccagatta, in questi anni ci sono venuti talmente tante volte che, insomma, ci si è fatto, no, lo stradello. Invece a Como torniamo volentieri, anche se non siamo proprio così amici, ma insomma torneremo volentieri. Vieni a vedere il tuo portiere Gori, com'è questo Gori? È fortissimo. Secondo me, ora è arrivato Buffon, bene. Però è arrivato Buffon, ma... È tra i migliori portieri della Serie B, ma senza ombra di dubbio. Garantisce 5-6 punti Gori. Meglio. Lo vedrai, sarà molto forte. E 5-6 punti li mettiamo via intanto. Li mettiamo in... Quelli lì. Già ci sono. Poi ne prendi 6 con Vicenza. Noi non facciamo testo col Pisa l'anno scorso, perché abbiamo fatto 4-4 e 2-2 al ritorno, quindi sul portiere non facciamo testo. Partita incredibile. Quella del 4-4, sì. Ragazzi, io direi che ci siamo, insomma, abbiamo fatto il nostro 45 minuti, un tempo di trasmissione. Sì. Non so se avete qualcos'altro da aggiungere, volete dire qualcosa? Una dichiarazione di intenti, vinceremo lo scudetto nel giro di 3 o 4 anni. Non so. Buona Serie B a tutti, e veramente sarà una bella Serie B quest'anno. Sono squadre e città, soprattutto le città coinvolte, sono città tutte importanti, che hanno comunque una storia, che hanno avuto un percorso, e quindi è giusto che siano tutte così raccorpate, ecco. Piange il cuore. Il ritorno delle grandi piazze, e
e soprattutto cerchiamo di divertirci sul campo e fuori, e poi alla fine tireremo le somme. Secondo me sarà un grandissimo campionato, e veramente quando dicono campionato degli italiani è questa la cosa che mi piace di più, perché tanti giocatori italiani che sono sacrificati in Serie A faranno la differenza in Serie B. Si vedrà un grande campionato, speriamo appunto col VAR ancora più regolare di prima, e che vinca il migliore, basta. Oz, che volevi dire? No, mi piange il cuore che probabilmente anche quest'anno non si potranno fare probabilmente le trasferte, perché non credo, probabilmente riapriranno qualche stadio, ma penso che le trasferte saranno ancora. Ah, dite che non si può andare? Io la vedo male. La in casa. Ma no, in trasferta, scusa, a Padova noi nei playoff comunque sono potute andare un po' di persone, eh? Lo stesso il ritorno, quelli del Padova sono venuti da noi. Ma ti daranno... Me lo auguro, ma boh, vedremo. Anche perché io al Mocha Gatta non sono mai stato, stranamente, quindi ci verrei volentieri. L'ultima volta ci ho giocato nel Mocha. Mentre a Como sono stato più volte, ho anche un paio di amici. Ecco, volevo dire una cosa, no? Che è un po' l'iniziativa che noi stiamo portando avanti da poco, la porteremo avanti per tutto l'inverno, che è proprio il tifare la squadra della tua città, nel senso, no? Quindi, secondo me, ecco, con tutte le piazze che ci sono in questa Serie B, sarebbe una cosa bella tornare a tifare la squadra della tua città, e un po' meno quelle magari con le maglie a strisce, nel senso riferito alle grandi squadre della Serie A, no? Quindi forse questa qua è una Serie B in cui c'è il ritorno un po' al tifo cittadino, al tifo, alla passione di alcune piazze che magari hanno comunque una brace sotto che ha voglia di ardere, e questo può essere il momento. Io parlo come Alessandria, ma sono sicuro che è uguale per Como, è uguale per Brescia, è uguale per tutte queste, Pisa, capito? Tifare di più la squadra della propria città. Ti dico che qua a Como sono sorti tre nuovi Como Club, che praticamente era dall'ultima Serie A che non c'erano, quindi... C'è proprio attesa, voglia di andare, sì, allo stadio, tifare per i colori azzurri, meno gli strisciati, sì, e quindi sicuramente sì. No, ma siamo strisciati anche noi, io non volevo dire. Le maglie a strisce, no. Le maglie a strisce hanno fatto anche cose buone. Anche loro, anche il Vicenza. Dario, non mi hai ancora dato delle notizie di Livorno, però, tu oggi. Ma perché? Non si parla. Siamo lì in realtà, che dopo che loro per anni hanno fatto, da giustamente anche, insomma, ci hanno preso in giro in qualsiasi modo, noi siamo lì che sorridiamo continuamente. Ma sono falliti, che arriva da Livorno è un sorriso. Non si sono iscritti, Dario, neanche in Serie D. Sì, la cosa meravigliosa è che Spinelli l'ha iscritti, cioè una roba veramente. Giocheranno a Cescina. No, vabbè, Cecina. Ma è tutto meraviglioso. Mamma tutto mia. Meraviglioso. Scusa, ma secondo me la cosa incredibile, parlando seriamente, è che non dovrebbero succedere cose come queste, nel senso, cioè, è incredibile che le leghe di diverso tipo permettano situazioni come questa, cioè prendere in mano la squadra di una città comunque importante con un grande tifo e permette veramente di prendere in giro tutta una città in questo modo, è una roba vergognosa. No, è una cosa tremenda, vergognosa, cioè non, ma tutti noi abbiamo vissuto, no, fallimenti, robe, pirati che sono arrivati a gestire le società, quindi nel senso lo sappiamo come funziona. La cosa incredibile è che agli stessi venga permesso di fare troiai, perché poi quelli che arrivarono a Livorno a inizio della stagione scorsa erano gli stessi che avevano fatto troiai a Trapani insieme ai Petroni, che avevano fatto casini a Pisa, cioè tutto il solito giro di schifezze che poi si ricompongono, no? Sì, il vero salto di qualità lo faremo quando ci sarà un controllo veramente rigido su chi vuole acquistare le società e su come si gestiscono le società, perché è veramente terrificante che ci siano questo tipo di pirati che arrivano, che non dovrebbero neanche arrivare, ed è allucinante che si sentano notizie come quell'ultima del Chievo che dice che racconta di 40 e passa milioni di euro di debito, cioè una cosa che deve essere quantomeno fermata prima. Cioè l'abbiamo detto anche l'altra volta, sentire che
manca l'IVA degli ultimi 6 anni è una cosa terrificante, cioè come 6 anni di IVA, cioè sono una cifra e un tempo lunghissimo. Quindi mettono di quei parametri assurdi su tutte quelle cose che sembrano impossibili e non vedono proprio il disastro reale. Che mancano 6 anni di IVA. Cioè, come fai a non vedere che mancano 6 anni di IVA, ragazzi? Dai, incredibile. Come fai? Cioè, adesso se lo fai te ti fanno un mazzo così. Cioè, sì, ma dopo 6 giorni ti fanno un mazzo. No, così. Dopo 6 ore, dopo 6 secondo anni, me, arriva in casa subito. Quindi io voglio dire pubblicamente che appoggio per quello che mi è possibile l'idea di Ciro del, certo, il supporto your local team deve essere una cosa che la stella polare che ci guida, perché no, poi magari sei cosa che per magari piazze tipo Pisa già più abituate a magari essere un po' più roccaforti, no, della propria città, nel senso, perché comunque hai calpestato anche già la Serie B da qualche anno, poi in passato la Serie A e tutto quanto. Noi veramente, Alessandria era una piazza che sì, hai calpestato la Serie A, l'ultima nel 59-60, una storia pazzesca, gloriosa, tra le più forti d'Italia come storia, però poi negli ultimi 40 anni il nulla, capito? Quindi ovviamente tante squadre di Serie A hanno rubato, no? Certo, i nostri cittadini, chiaro, come tifosi, quindi chiaro. Rilanciare un po' questa iniziativa di tifare la squadra della tua città è una roba che Museo Grigio vuole portare avanti e sta portando avanti. Sì, perché comunque sappiamo che il tifoso ha la memoria corta e questo purtroppo si sa. Ragazzi, poi scusatemi un attimo, ho dei brividi perché la Nuova Zelanda, grazie al pareggio che ha fatto adesso con la Romania, si è qualificata al turno eliminazione diretta all'Olimpiadi, incredibile. Sicuramente mi riferisco al torneo calcistico, io sono un appassionato e scrivo di Oceania e Australia, veramente che meraviglia, scusate. Allora, abbiamo i brividi per la Nuova Zelanda, anche noi. No, tra l'altro l'ho detta, ma le Fiji invece hanno nel rugby a 7. Le Fiji hanno vinto il rugby a 7. Hanno confermato l'oro, di Dio. Grande. Grande Fiji, cazzo. Scusate. Quindi buttiamo in vacca questa cosa di tifare le squadre del nostro paese e tifiamo le Fiji. Quello che c'entra. No, dicevo che secondo me è una cosa che è fondamentale, è anche la vicinanza a un grande centro, però, perché cioè, Vicenza, devo dire che può avere avuto sicuramente dei momenti di meno tifoseria allo stadio, ma culturalmente è sempre stata molto inserita nel territorio, molto, molto forte in città e in provincia, perché di base intorno, a parte quella farsa dell'85, che non, un campionato che non si è mai giocato, però lì non abbiamo mai avuto squadre con grandissimi risultati intorno. Certo. Immagino che ad Alessandria, avendo Torino Milano dall'altra parte. A 45 minuti di strada abbiamo Genova, Torino e Milano. Ecco, quindi ti lascio immaginare, hai 6 squadre, no? Per cui chi tifa Alessandria è un eroe praticamente. Certo, o comunque tifi Alessandria, ma magari la Serie A, capito, ti ha rapito, no? Perché tifi magari 2 squadre, tifi l'Alessandria, ma tifi anche il Genova, il Torino, la Juve o il Milano. Quindi una quantità di doppio sharpisti mostruosa. Sì, tantissimi, però confidiamo, ecco, con la speranza, appunto, come avete detto prima, che gli stadi si possono riaprire. Adesso oggi leggevo, non è ancora ufficiale, ma si parla di un 50% della capienza, no? Quindi sì, la regola sarebbero, dovrebbe essere 50%, sì. Sì, sarebbero già dei bei numeri. Sulla trasferta, ecco, io sono abbastanza confident e positivo, secondo me si faranno, ti daranno magari un tot di biglietti, non tantissimi, però comunque si possono fare. Il problema sai qual è, Ciro? Cioè, dipende, ad esempio, a Pisa sarà impossibile perché noi abbiamo un sacco di restrizioni dovute all'agibilità dello stadio e se poi tra il 50% di tifosi ospiti non potranno entrare, questo te lo do. Penso che il 50% sia fatto al netto no, l'anno scorso quando lo fece, perché l'hanno già fatto all'inizio della passata stagione, no? Ottobre dell'anno scorso. No, erano fissati a 1000 l'anno scorso, non c'era 1000 soli, era 50%. Sì, no, c'era una... No, ma secondo me ci sarà un top. Speriamo, che andrà sempre alla tifoseria avversaria, al di là del 50%. Sì, speriamo, dai, speriamo. Magari sono speriamo. 100 biglietti, 200, vabbè, dico a caso, no? Però certo. Comunque, perché ti dico, nei playoff è andata così, noi nei playoff vero, siamo vero, potuti giusto. Andare in trasferta, pochi biglietti, ma c'era la possibilità, ecco.
speriamo, dai, speriamo. Sì, no, ma anche sì, perché sì, ci stiamo già organizzando per Benevento, quindi figurati. Ah beh, giustamente. Comunque, Dario, invece il nostro incontro tocca a te per primo venire. Tocca venire a Vicenza. Alla quarta o alla quinta? Ti aspettiamo, Dario. Noi andiamo a Pisa alla seconda, Infatti, Ciro, fatti sentire quando venite. Noi a Pisa la seconda, certo. Noi non entreremo, io lo dichiaro già, noi come la curva non entrerà. Perché col 50% noi abbiamo deciso che... No, cioè, i ragazzi, non io, sono vecchi, sai ragazzi. Che sai, io ho una posizione... So, sono un po' dubbioso su questa decisione di tante curve di rimanere fuori, però. Ma guarda, perché mi rendo conto che sia complessa l'organizzazione anche della cosa... Però quando hai il 50% vuol dire che a Vicenza, per esempio, fai un conto e hai 1.000-1.200 persone in curva. No, e ma con 1.200 persone in curva... Il ragionamento della curva è, credo, poi Dario mi può confermare, è che o entrano tutti o non entra nessuno. Bravo, no? Sì, è proprio un ragionamento, di unione. Questo è successo anche nei playoff. Sicuramente... Che fanno le curve che fanno la differenza, quello di rimanere fuori, perché logicamente certo. Perché tu sì e io no, nel senso ma questo è ovvio, sono grandi, che poi no, non essendoci la nostra abbonamenti, no, Alessandria, cioè a un certo punto rimanere fuori secca certa gente, quindi è giusto, c'è la solidarietà, no. E quindi no, io rispetto la questione è anche puramente tecnica, nel senso, non essendoci abbonamenti, robe varie ed eventuali, c'è biglietti, è una rincorsa al biglietto tra chi può e chi non può, davvero diventa escludente a priori, no? Cioè, siamo d'accordo, e questo è ovvio ed è una, come dire, un ragionamento nobile. Mi chiedo che in una situazione di questo genere qua, se, visto che si dice che le curve sono la cosa che sono mancate di più in questo anno e passa di Covid, non sia il caso di arrivare a, come dire, una sorta di compromesso per organizzare ed avere comunque un supporto alle squadre, visto che quello è prima di tutto il lavoro che dovrebbe fare una curva, perché, e lasciare le squadre ancora prive di tifoseria per un anno magari, quando potresti essere già un numero consistente. Chiaro che se ti fanno entrare in 1.000 in uno stadio non ha senso, perché ti trovi che hai 100 persone in curva, però se comincia ad essere il 50% dello stadio... Da noi c'è anche un problema logistico. L'anno scorso, quando riaprirono per 1.000, ora vediamo con i 5.000, ma aprirono solo la gradinata. Quindi c'è il rischio che noi aprano solo la gradinata alla tribuna. Vabbè, in quel caso ovviamente no. Cioè, come si dice a Pisa. Sai cosa? Io ti dico la verità. Un'entrata col Green Pass... per tutti senza alcun problema, perché che assurdità è, però ci siamo vaccinati. Questa perché... è secondo me la questione, dico, che infatti andrebbe portata all'attenzione, cioè nel senso, se introduci il Green Pass per entrare in qualsiasi posto, chiedi che giustamente, per me, io perché la penso così, che tutti facciano la vaccinazione, una volta che questa cosa è successa, chi c'ha il Green Pass entra, basta. Sì, sì, non abbiamo ancora i numeri per... No, sì, però per dire, no, una volta che dovesse succedere, che arrivano i numeri giusti, una volta, se c'è davvero sta roba, guarda, per me va bene. Tanti discorsi su 50-75%, cioè c'è quello, basta, chi ce l'ha entra. Sai cosa, che a differenza... La cosa drammatica di questi anni, noi abbiamo tutti una certa età di quelli che stiamo parlando, abbiamo perso una generazione di tifosi ultimamente, certo. Cioè, i giovani non vengono più allo stadio, bisogna cercare di recuperarli, coinvolgere, come dice Ciro, con la storia, con mille altre cose, situazioni, le società devono inventarsi qualcosa. I tifosi stanno diventando sempre più vecchi, sono sempre i soliti che vanno allo stadio, siamo noi gli affezionati, però le nuove leve non ci sono assolutamente, ma da nessuna parte, e quindi è mancato qualcosa, e soprattutto questi tre anni, che se rimangono fuori anche questi tre anni non verranno più questi giovani ragazzi, quindi per appassionarli bisogna appassionarli fra i 14 e i 18 anni, se no poi dopo non arrivano, non frequentano le curve, si rischia di fare proprio quello che noi
della curva, della storia, non vogliamo, cioè che il prodotto calcio diventi solo un fatto televisivo senza pubblico, che è un pubblico solo di elite che può andarlo a vedere, e questo sì, deve essere assolutamente vietato, deve essere, dobbiamo fare più sforzi possibili anche le curve per poter portare giovani e ragazzi a vedere le partite, perché sennò è la fine qua. Secondo me hai detto bene, che iniziative come quella del Museo Grigio sono fondamentali. Io volevo spendere anche una parola, che capisco i ragionamenti della curva, io ho un miliardo di amici, no, che frequentano le curve, però ti dico, secondo me, come dicevate, ci sono dei momenti tipo questi storici in cui c'è bisogno comunque del tifo, capito? C'è bisogno della curva che entri, anche se la capienza è al 50, capito? Proprio per mantenere una fiamma ardente, capito? Adesso lo dico, noi ad Alessandria la nostra curva semifinali e finali playoff è entrata, alcuni gruppi non sono entrati, altri sono entrati, però io li posso anche capire, perché dopo 46 anni che tu non vivi comunque un momento così importante, e rischi di entrare in un calcio che conta, io capisco tutti i principi e sono giustissimi, però c'è anche la passione, che poi deve anche un po' vincere la passione, no? Ed è un peccato, ecco, se quest'anno le curve non entrano, perché credimi, anche per un tifoso grigio, vedere i tifosi delle altre squadre che vengono a Moccagatta è bellissimo, capito? Certo, vedere una partita senza i tifosi ospiti per me cioè non è la stessa partita, no, soprattutto con tifoserie e piazze così importanti come la Serie B quest'anno. Diciamo che quantomeno, secondo me, è una sarebbe io non faccio parte di nessun direttivo di curva, quindi ci mancherebbe, chiaro. Però secondo me sarebbe quantomeno una discussione da fare, ecco. Non vorrei che venisse presa come un dogma. Vabbè, tanto secondo me ne ragioneremo di nuovo moltissimo nelle prossime puntate, anche perché finché non sappiamo davvero quali sono poi le normative che andranno, no, a decidere. Bravo. La Lega con i vari commissari, vari ed eventuali della sicurezza, è difficile stabilire, no, come andrà, come non andrà. Se le cose dovessero andare bene, magari da gennaio entriamo già al 75%, che ne so per dire, no? Infatti. Allora a quel punto diventerà più facile anche per le curve entrare, credo. Accettare, certo. Sì, certo. Penso sia. Comunque, io spero, perché poi appunto sono tante trasferte belle che mi piacerebbe fare, quindi insomma... alla quarta ti aspettiamo, Dario. Sì, ho capito, se ci fanno venire, se ci fanno venire vengo, sai, non vado in tribuna stampa, non mi piace, no? Ma garbato, quindi la Vicenza, essere in curva in tribuna stampa sono 20 metri, non è che siamo anche te, no? Ma al Bernabeu, palo, no? C'è quel no, palo, l'hanno levato l'over palo, non si vede, l'hanno levato. Non solo l'hanno levato, ma pensa che lo hanno buttato. Davvero? Lo hanno buttato. Io me lo sarei messo in casa, ma infatti. Potevano tagliarlo a fette e venderlo come il muro di Berlino. Bravo, io un pezzo me lo sarei comprato tantissimo. Nel frattempo ci è saltato, ma insomma, ragazzi, io vi saluto. Nel frattempo, per i nostri spettatori, magari più affezionati alle Olimpiadi, è iniziato l'assalto fra Italia e Corea del Sud dalla finale della sciabola uomini, con, anche se è un maledetto labronico, grandissimo Aldo Montano. Abbiamo parlato tanto in questi giorni della Divina, ma anche Montano è la quinta Olimpiade, rischia di portare a casa, e porta a casa la quinta medaglia, quindi insomma, ragazzi, anche il nonno e il padre erano grandissimi sì, sì, la scuola è quella di Nea Donati. Ragazzi, io vi saluto, grazie Enrico, poi saluterò Ciro in un altro modo. Ciao a tutti, grazie. Ci sentiamo la settimana prossima. Ci vediamo mercoledì. Ciao. 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 Ciao.